Bentornati a SOS Arezzo TV, questa è la settimana delle buone notizie. Questa non me l'aspettavo nemmeno io, perché qui ci siamo stati diverse volte in via Buonconte alla Montefeltro, all'incrocio con la via di San Polo. Perché qua avevamo fatto vedere che c'era una fogna a cielo aperto, che avevamo stati qui diverse volte. C'era un putridume, sì, una puzza incredibile, animali, che probabilmente veniva da una lottizzazione senza... Esatto. Come si chiama? Senza fosse biologiche, e quindi poi riversava tutto qui, esatto. E soprattutto d'estate era veramente maleodorante. Ecco, invece sembra che abbiano risolto. C'era da prenderci colera. Questo. Invece, per fortuna, adesso anche qui sembra che sia risolto. Non è risolto il campo, che vabbè, guarda, veramente il proprietario, se c'entra fuoco qui dopo problemi, E quindi sarebbe il caso che ci passasse e lo tenesse un po' pulito, visto vabbè, che... Però, cioè, l'importante è che qui... Meno male, il putitume è stato tolto. Quindi avranno sistemato a monte, come avranno fatto? Ma mi hanno detto che hanno fatto mettere, logicamente, tutte le fosse biologiche a norma in tutte queste nuove lottizzazioni, e per cui di fatto adesso i dicami vengono istradati, vengono prima ripuliti e poi istradati per altre strade, e qui effettivamente questo puzzo, ma pensa se ci succedeva un incidente stradale, una cadeva qua, se non moriva che si era fatta male, moriva di colera. Già uno ha avuto un incidente, gli gira le scatole, poi finire diciamo, nella... perché era merda puro. Ma te mai diciamo, questa esperienza ti è mai capitata? Dici pure. Di cosa? No, di finire. Ma in modo diretto no, in modo indiretto qualche volta sì. Qualche volta vedo che si illumina gli occhi per ricordare questo momento. Qualche volta sì. Ho capito. E a volte non voluta, e a volte voluta, ma qualche volta, perché uno fa, anche a te ti succede, sai fare il coglione. Dai, dimmi. Ti succede qualche volta che fa certe cose e poi caderci, poi qualcuno a casa dice te l'avevo detto. Vabbè, è normale. Esperienze di vita vissuta. Bravo, molto esatto. Vissuta. Senti, quindi qualcuno, forse anche dopo le nostre trasmissioni, o forse no, qualcuno ha indotto magari chi, i proprietari, no, a fare questa cosa. Penso proprio di sì, se è intervenuta l'ASL, perché noi saremmo sollecitato l'ASL perché intervenisse in questa zona, perché c'era un pericolo per la salute pubblica, e vuol dire che o l'ASL o l'amministrazione comunale è intervenuta per fare ciò che doveva essere fatto. Dai. Sì, l'altra cosa che qui ci preme dire, che avevamo già sollevato le altre volte, che qui le macchine sfrecciano veramente a velocità elevata. La Caprale è stata completamente dritta, casse non ce ne sono tante, questa tende un po', è anche una strada abbastanza stretta, non è larga. Appunto. Che fai? Io mi sono dato verso, sono fatti togliere. Anche qui l'avevi messo? La Tregozzano. Ecco, tra fatti togliere. Prefettura prima li fece mettere e poi disse che non era una norma, più che andavano tolte. Mi fece spendere 350.000 euro. Non a te sicuramente, perché l'hai spesi. All'amministrazione comunale. Appunto. E poi dopo qualche mese, forse le spese le ho riprese, forse. Te l'hanno ripagato i cittadini. È logico. Va bene, comunque. Perché hai fatto che la faccia? Un dosso. No, ho detto te l'ha pagata i cittadini. Ma se rispettavano le norme, i cittadini non l'avrebbero pagata. Però sai che a volte ci sono delle norme così. 50 all'ora vanno rispettate. Sì, guarda, perché... qui, questo non va a 50 all'ora. Sì, perché ti dico poi, se ti succede qualcosa in un centro abitato, o qui ti traverso il ragazzo, lo metti sì, sotto. Però se tutti andassero come campi sì, dopo. Ma se tutti andassero a 50 e il traffico si blocca, di la verità, su, in certi posti. Ascolta, ascolta, erano in certi posti dove dovevi andare a 50, perché soprattutto erano nei paesi. Va bene. E quindi dovevi andare a 50. Ma secondo me a 50 non ci vai. Io? Figurati. Ciao a tutti. Ciao, sarà meglio. Ciao.